Questione di principio. La storia parte nell'aprile di 2 anni fa. Una delle ambulanze in servizio per trasportare un paziente in condizioni critiche fra gli ospedali Brozzo di Cagliari e San Martino di Oristano è colta dall'autovelox sulla 131 a Villa Greca, mentre viaggia a 95 km orari contro un limite di 50. Arrivano la multa di oltre 300 euro e la sospensione della patente, provvedimento per ora sospeso, per il volontario che era alla guida e che subito si dichiara. Viene presentato ricorso al prefetto di Cagliari, respinto nonostante si faccia presente che il limite di velocità era stato superato su precisa indicazione del medico a bordo, perché il paziente, appena sottoposto a un intervento di emodinamica a Cagliari, era stato colto da malore durante il successivo rientro a Oristano. La prefettura raddoppia la sanzione con una ingiunzione di pagamento che l'autista, non avendola ricevuta, impugna davanti al giudice di pace. Altro ricorso perso. Ora l'appello presso il Tribunale di Cagliari. L'udienza è fissata il 18 dicembre prossimo, ma la Lavos è pronta ad andare avanti fino a tutti i gradi di giudizio e a chiudere l'attività se non verranno riconosciute le sue ragioni. Ancora una breve pausa, poi parleremo di sport.